Con questa splendida spilla d'oro con ritratto di Dante in micromosaico di tessere d'oro e di vetro, opera di Luigi Podio e appartenente alla collezione Castellani del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, rendiamo omaggio al sommo poeta in occasione del Dante di 2021, anno in cui si celebra il 700° anniversario della sua morte. A questa spilla, realizzata nel 1865 in occasione del sesto centenario della sua nascita, e in cui le celebrazioni dantesche, specie a Firenze, da pochi mesi nuova capitale, assunsero il sapore di un'autentica festa nazionale del regno, abbiamo dedicato un approfondimento nell'ambito del secondo episodio della rubrica È tutto oro quello che luccica, andato in onda il 17 gennaio scorso, e che potete rivedere sia dalla nostra pagina Facebook, sia dal nostro canale YouTube Etrus Channel. Avendo l'opportunità di averlo fuori dalla vetrina, approfittiamo per mostrare anche il lato B, curato nei minimi dettagli, e in cui si distingue al centro il monogramma di tipo nobile con la doppia C Caetani Castellani, in alto quello di tipo semplice. Ci fa molto piacere segnalare che questa spilla eccezionale, in cui il ritratto di Dante riprende quello che pochi anni prima, nel 1840, era stato scoperto fra gli affreschi giotteschi venuti alla luce nella Cappella della Maddalena del Palazzo del Podestà di Firenze, l'attuale Museo del Bargello, sarà presente nel percorso espositivo della mostra La mirabile visione, Dante e la commedia nell'immaginario simbolista, organizzata dal Museo del Bargello di Firenze e che avrà luogo fra il 23 settembre 2021 e il 9 gennaio 2022. Nell'ambito di questa mostra, infatti, una sezione sarà specificamente dedicata alla scoperta del ritratto di Dante e alla sua fortuna ottocentesca. E per quella data speriamo davvero di essere usciti tutti a rivedere le stelle.